È il momento della nostra raffica di mercato. Dedicata quest'oggi in gran parte agli attaccanti, il super colpo di giornata lo piazza il Cerignola. Abbiamo parlato già nei giorni scorsi di una trattativa avviata tra Elio Di Toro e Miguel Angel Sainz Mazza. Questa mattina è arrivata la fumata bianca, ferma sul contratto biennale per lui, attaccante classe 93, reduce da due stagioni in Serie C con la maglia del Gubbio in Puglia, lo ricordiamo, per il triennio trascorso al Foggia. Insomma, gran colpo di mercato per il Cerignola, che si è assicurato per la prossima Serie C le prestazioni di Miguel Angel Sainz Mazza, attaccante spagnolo. Aggiornamento dal ritiro di San Giovanni Rotondo, perché in prova con la Fidelis Piero Burigana, portiere del 2001 del Padova, poi capiremo se verrà tesserato. Colpo in attacco anche per il Taranto, che si è garantito le prestazioni di Saveriano Infantino, reduce da tre stagioni alla Carrarese, lo ricordiamo, in Puglia con le maglie di Barletta e Bitonto, di fatto prende il posto in rosa di Andrea Saraniti. Scendiamo in Serie D con la conferma ufficiale di Leonardo Taurino, che continuerà ad indossare la maglia nero-verde dei Bitontini. Team Altamura, sondaggio per Fabian Zandonatti, terzino destro 2004 del Sud Tirol, trattative sempre aperte per quanto riguarda due centrocampisti: Antonio Cardore, classe 96, ex Gelbison, e Francesco Esposito, 92, che nell'ultima stagione si è diviso fra Pineto e Carronese in Serie D. Casarano, che è pezzato, dicevamo, il grande colpo. Andrea Saraniti in attacco va a completare il pacchetto avanzato con Burzo, Strambelli e Gatto. Davvero tanta roba per il campionato di Serie D. Il Martina sta provando a mettere a segno invece un'operazione importantissima per il centrocampo, trattativa avviata con Stefano Salvi, è un 87, un giocatore molto esperto, ex Legnano, tanta Puglia anche per lui in carriera, lo ricordiamo a Foggia, lo ricordiamo a Lecce, e se dovesse andare in porto questa trattativa sarebbe davvero un gran colpo per la mediana del Martina. Accordo vicino intanto con Alexis Dieng, un centrale di difesa classe 2002, è stato in prova con la Virtus Francavilla, ha giocato in eccellenza con la maglia del Manduria. Conferma Fasano, ed è quella del giovane centrocampista classe 2003 Lele Calabria, che dunque resta in biancazzurro. Scendiamo in eccellenza, come al solito molto, molto attivo il Manfredonia. È fatta notizia di poche ore fa per Andrea Lobosco, laterale che ha vinto l'ultima eccellenza lucana con il Grumentum Matera tra i professionisti, ha giocato in Serie C con Monopoli e Fidelis Sambia. Tutto ok, si attende solo l'annuncio ufficiale invece per gli ingaggi di Carlos Biasone a centrocampo e Gianni Montrone in difesa. Siamo ai dettagli per Esteban Giambuzzi, anche lui potrebbe diventare un nuovo giocatore dei Sipontini, e ufficialmente un nuovo giocatore dei Sipontini invece Dieghito Quitadamo, ex San Marco e Trinitapoli, attaccante dunque che va a rinforzare la squadra allenata da Pasquale De Candia. Nuovo attaccante anche per il Bisceglie. Si tratta di un argentino, Juan Bautista Salghero, per lui primi passi mossi al San Lorenzo, poi si è trasferito in Brasile al Bangu Atletico. In Italia ha già giocato, ha indossato le maglie di Virtus San Martino e Atletico Racale dopo aver militato con il Tricase. In difesa per il Corato c'è Giuseppe Ripanto, classe 2001, proveniente dal Trinitapoli. Chiudiamo con il Mola, Nicola Lucarelli, classe 2004, ha firmato con la squadra allenata da Massimiliano Tangorra, ha militato nel campionato primavera con il Bari.